Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Shooter e io sono la Fabi. E oggi ragazzi, come state vedendo, siamo sempre qua su Clash Royale del nostro appuntamento pomeridiano, perché ragazzi abbiamo tutti e due i bauli del clan da aprire. Porca di quella miseria, tutti entrambi 10 su 10. Esatto ragazzi, tutti e due baule del clan 10 su 10, probabile, potenziale, se la sorte non ci è avversa, leggendaria nel medesimo baule. Però ragazzi, prima di andare a aprirlo assieme, facciamo una partitina. Facciamone due di partite, una con il mio e una con il suo, visto che i bauli sono di entrambi i profili. Quindi andiamo subito dentro ragazzi, in questa one versus one contro Thomas Du 13 del clan IS2. 4.428 i suoi trofei. Vediamo di riuscire a fare una buona partita per avere un buon auspicio nel baule del clan. Apriamo subito con i pipistrelli. Lui gioca un wow, il deck mortaio. Il deck mortaio, va bene. Andiamo a fermare il mortaio con il cavaliere e partiamo sull'estrema destra con lo Grider. Dovremmo riuscire a entrargli, a liberare e a difendere il moschettiere. Benissimo, Grider che entra, moschettiere che difende molto molto bene. Andiamo ancora a difendere con i pipistrelli. Benissimo, moschettiere che può entrare, lo supportiamo con uno spirito del ghiaccio. Vediamo cosa succede. Ah, cavaliere per lui. Al 12, moschettiere che non può nulla, anche se aiutato dallo spirito del ghiaccio. Andiamo a giocare anche con un cavaliere troppo largo, fa niente, non lo devia. 2716 la nostra torre in basso a destra. Vediamo se riusciamo a ripartire con uno Grider tutto sull'estrema destra. Ok, vediamo se il cavaliere mi aiuta. No, lo Grider lo spinge, lo porta fino al mortaio, ma c'è un doppio attacco, cavaliere o Grider. Possiamo entrare con il suino che viene purtroppo, esatto, viene purtroppo tirato giù dalla torre, e la coppia di arcieri può avvicinarsi in maniera abbastanza ambigua e pericolosa alla nostra torre. Passa il ponte in questo istante, la nostra torre deve purtroppo subire due frecce e portare il suo livello di salute a 2390. Mamma mia, come la vedi questa partita? La perdiamo o la vinciamo? Lo so che se te lo chiedessi a te mi diresti che la perdessi. Un rocket! Incredibile! Avresti detto pareggio, però Rocket per lui è fuori di 6 con l'Elisir. Noi possiamo entrare e sì che lo giochiamo, lo spirito del ghiaccio in aiuto. Dai che andiamo col suino. Bene così che va a congelare subito. Super attacco per noi. La combo Grider Cavaliere si rivela abbastanza efficace per portare la torre a 1071 contro i 1485 della mia, colpita in questo istante dal Mega Sgherro. Andiamo a giocare un moschettiere molto arretrato e coppia di arcieri che si dividono, splitta gli arcieri. Noi andiamo a toglierlo per evitare qualsiasi problema. Andiamo di partire di nuovo con lo Grider e invece qua gli giochiamo il nostro o Grider centrale. Bene ancora con il suo cavaliere, l'importante era tirare via il suo mortaio, moschettiere che riesce per fortuna a tirare giù il suo cavaliere quasi completamente. Mi dà la possibilità di schierarne un altro. Lui va di nuovo con il Rocket, me la vuole fare a Rocket. A me la cosa non preoccupa più di tanto perché vado di nuovo con uno Grider e parte il Psycho Log. Vediamo se riesco a ciclare questo Grider, vediamo se riesce ad entrarmene uno nell'immediato. Sembrerebbe al momento di no. Mi manca ancora un Cycle e vai adesso col moschettiere. Lui va col tronco, moschettiere viene colpito dal tronco. Andiamo dietro con i nostri pipistrelli, vediamo se lo Grider entra. 768, 384 e andiamo a portarci a casa la partita con questo Cycle Hog, entrato veramente in un'ottima maniera negli ultimi 30 secondi di gioco. Beh, siamo arrivati all'apertura del baule del clan ragazzi, andiamo ad aprirlo così di cattiveria. Il mio me lo apro io, il tuo te lo apri te. 1620 di gold con 7 skip, attenzione, wow, questi non mi servono. 25 arcieri subito così, peccato, 4 per 3 moschettieri, anche questi non ne ho bisogno, livello 7 per loro. 42 spiriti del fuoco, usati pochissimi, stranamente anche loro a livello 11, non si sa bene come. Arrivano 56 barili d'ossa, questo invece mi interessa. Mi piacerebbe inserire questo barile d'ossa nel main deck, perché secondo me se ne trovi una
l'altro a giocare assieme, che ce l'hai, giocate nello stesso tempo, se poi lo riesci a clonare il tutto è devastante. E certo, è come se avessi un cimitero sotto la torre in apertura. 117 giganti royali questi. Eh sì, e ne libera 8, se lo cloni in 2, per 2 sono 32, e il cimitero non ne espone di certo 32. Niente leggendaria per me, arrivano solo 23 Fortnite. Peccato, speriamo almeno arrivi il boia. Speriamo arrivi il boia, che è l'unica epica insieme al tornado che potrei ipotizzare di giocare nel Deco Grinder. E arrivano ovviamente 3 gol e non ci servono. Quindi ragazzi, ci switchiamo nell'account della Pamina. Swish! Perché devi stare fermo? Io qua devo andare a tagliare. Non è che l'abbiamo vinto quello. Stasera potenza 7 pari da rosso. Perché ce l'ho lo show. Eccoci dunque nel deck della Pamina, nel profilo della Pami, che anche lei fai vedere ad aprire il paulozzo del clan, ragazzi, 10 su 10. Però devi regalare a questi ragazzi che ci stanno seguendo una partita come le sai fare te. Non parla, poi mi dice non parlo mai nei video, gli lancio in là, non me lo prende. Vediamo se c'è qualcuno in linea, pronto? Vuole fare una partitozza con me. Sì, però veloce, perché non è che abbiamo 20 minuti per fare il video. Brava, partita veloce. La Pamina cattiva così col suo deck gigante all'11, doppia strega, lo conosciamo benissimo, è della vecchia scuola, ragazzi. Poi di squadra Max, attenzione, vediamo un pochettino. Non si può sentire, non ti può sentire. Apertura del cavaliere per Max, ragazzi, sulla destra, seguito da una gang di goblin. La Pamina apre benissimo con un giant davanti a un arco X al 5, incredibile. Super giocata per lei, super giocata per lei. Vediamo se Max cazza giù, ragazzi. Una torre inferno, viene fulminata, ma il gigante all'11 della Pami non ha assolutamente modo di essere fermato, se non dopo almeno 4 colpi dal drago inferno. Quindi gigante all'8 per loro, guardate che differenza, guardate che differenza. E strega al 7 per la Pami, che viene fucilata, che fucila, scusate, il mega sgherro, e può continuare a spumare scheletrini per il loro drago inferno. La lascia andare così, c'è un trish di moschettieri, vediamo se la Pami ha intenzione di fare qualcosa. Sembrerebbe che il sangue freddo abbia la meglio, quindi non gioca nulla. Cavaliere in questo frangente per andare a deviare il loro gran cavaliere e trish di scheletri, per andare a deviare anche la coppia di moschettieri che si era splittata dal trish. Attenzione, solamente una coppia di arcieri per fermare tutta quella marmaglia di truppe non può assolutamente essere sufficiente. Infatti i pesanti danni arrecati alla torre di destra fanno sì che la torre crolli a 1:33 dal termine della partita. Di nuovo moschettiere all'8 che continua a infierire sul castello centrale. Vediamo un po' la Pami, vediamo un po' la Pami se vuole proteggere quest'arco X. Dietro uno spirito del ghiaccio non è sufficiente, non è sufficiente. Tronco da parte, non credo suo, ma credo di Max, che va a liberare anche. Non è tuo, benissimo, l'arco X per un pelo non ferma la torre, ancora la Pami esitante a giocare la strega, lascia quindi che il giant entri e riesca a tirare l'unica hit necessaria per far tirar giù la torre avversaria. 1 minuto dalla fine, siamo nel sudden death. Non ho roba. Vediamo un pochettino se il mago elettrico riesce a fermare la mongolfiera, cosa che sembra assolutamente impossibile. Meno male che l'intervento provvidenziale degli arcieri riesce ad evitare la collisione con la torre, anche se rimane a 1047. Si parte con l'ultima pushata, gigante completamente sbagliato secondo me, ma vediamo un pochettino dove andrà, se arriverà, soprattutto ovviamente counterato da tutte le truppe disponibili. Scarica e zap, tronco e zap vanno a togliere la gang di goblin, a danneggiare il mega sgherro, che purtroppo non
subisce così tanto l'effetto di quest'ultima. Bellissimo la Fireball, vediamo se si va a fermare la mongolfiera sulla sinistra. No, la Pami non gioca lo spirito del ghiaccio, lascia che vada la mongolfiera a impattare. Non è che devi dire quello che devo giocare. No, io gioco solamente, dico solamente predict su come avrei giocato io. Di nuovo l'arco X, ragazzi, viene palla focato. Fireball centrale, penso che sia una predict, non si sa bene di chi. Lo so, era una predict sua probabilmente per il tristi moschettieri. Vediamo, le truppe sono buone per fermare il gigante all'otto, le truppe sono buone, il fulmine e le frecce purtroppo non garantiscono la vittoria a Pami e Max che vanno giù. Ci può stare, ci può stare. Sì, l'arco X non è... No, ma con il mio deck, il suo, ormai le conosco. È vero, perché tu hai una... Le partite vinte le so. La Pami ha una teoria, ragazzi. Secondo lei ci sono dei deck che funzionano e non funzionano con il gigante e la doppia strega. Ed è ovviamente vero, nel senso, sa riconoscere quando un deck non va all'inizio. Comunque, ragazzi, adesso noi si va a prendere la borsa d'oro. Ah, vai a prenderti della roba interessante. E beh. Noi la prendiamo, così andiamo a prendere 200 di gold in più, non dà un fastidio. Qua prendiamo anche la missione. Pure, proprio tutto prendiamo, attenzione. L'Old Baule Omaggio, l'Old Baule Omaggio che ci dà tanti ricordi. Abbiamo 103 di gold. Molto bene. 11 carri nella borsa. Qua adesso la potenzierò. Pure, sprega via soldi così. Sempre bello vedere lo Grader Cash, sempre bello. Super baule omaggio per la Pami che è a 90 su 300 per il baule magico delle missioni. Vediamo se ci fa aprire questo baule del clan. Vediamo un pochino. Via. 1620 di gold. Questo come me. Uguale. 35 di rossa, dai, è tutta, ragazzi. Arrivano subito così. 78 giganti royale. E quindi sono già 113 rare. Abbiamo uno specchio. Molto interessante anche questo a livelli alti. 12 ragioni. Chissà se ci sarà la leggendaria, chissà. 15 mostre fieri. Potrebbe esserci. No! E non c'è la leggendaria neanche per la Pami. E abbiamo due armi. Che brutti bauli del clan. Vabbè ragazzi, noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso tocca a voi però lasciare un bel like per questo video e iscrivervi al canale. Se... E attivare la campanella. E attivare la campanella se il video vi è piaciuto. Beh ragazzi, noi ci vediamo presto. Ciao!